Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, per me è domenica, benvenuti anche in questo nuovo vlog. Stamattina ho fatto colazione, poi mi sono Anch'io ho fatta un fatto tè verde. colazione. Brava, con che cosa? Brava, Con il però non ti hanno sentito. Con i? Al miele. E poi mi sono fatta un tè verde aromatizzato con moringa e lici. Buono, ma ci va lo zucchero in questo qua perché non sa di di niente, se tutti i no. colori. Invece le tisane hanno un gusto abbastanza deciso, quindi non serve niente. Stavo guardando adesso il video di Fabio Marchione e ora che vado a fare la lavastoviglie, guarderò il video di, e finisco di sistemare in cucina, guarderò il video di Chiaretta Alfredo. Buonasera, qui è già sera e siamo già alla preparazione della cena. Oggi abbiamo fatto un sacco perché mi sono fatta aiutare dai ragazzi, da Maurizio, per, come vi dicevo, mettere un po' a posto anche di là. Quindi stamattina mi sono occupata di questa parte, infatti il divano è libero qui da basso, vedete, ci sono i cani. Qua c'è il coso con le coperte, i cuscini che andrebbero giù che appena riesco a sistemare il divano ce li metto e diciamo che questa parte è a posto. Poi ho sistemato un po' là da dove c'è il gioco di Pia, dove abbiamo messo in funzione l'orologio, anche se non l'ho ancora appeso perché devo trovare i chiodini, perché devo mettere un chiodo giusto, perché quello dove era appeso il quadro ci arriva la sbarra, quindi non ce lo posso mettere, adesso mi è inutile. No, ci potrei mettere, sapete cosa? Il misuratore della temperatura, quello che si appende, no? Per vedere che temperatura c'è in casa. Così, tanto per metterci qualcosa. Comunque, poi abbiamo fatto delle lavastoviglie e poi oggi pomeriggio gli ho detto, siccome domani qualcuno andrà a scuola, invece qualcuno resterà ancora a casa, se potevano darmi una mano, un'oretta, poi forse ci abbiamo messo un pochettino di più in realtà, però un'oretta e mezza e abbiamo sistemato tantissimo di là. Ovviamente c'è ancora da fare perché ci sono scatole, cose da guardare. Però se un'ora, anche io proprio, se un'ora al giorno mi prendo una cosa, inizio a guardarla, a dividere cosa tenere, cosa buttare, cosa vendere, cosa regalare, così si fa tutto e almeno si leva tutto questo casino. Così almeno se riesco a sistemare qui, vedete che mi sto portando avanti, io mi sto impegnando per farvi, per preparare la casa per l'home tour. Per quanto riguarda la cena, stasera faccio la polenta, quindi vi farò vedere come faccio. Per il momento ho messo su l'acqua, devo ancora salarla, e ho messo su 4 litri di acqua per 1 kg di farina di polenta e andrò ad usare poi la tecnica di Benedetta, quindi adesso infatti è già arrivata l'ora di buttare giù la polenta. Se riesco a non fare il casino che ho fatto l'altra volta, magari è meglio, che mi era finita la farina dappertutto. Quindi la vado a preparare e niente, vi faccio vedere anche a voi, quindi speriamo che non succeda. E poi la lasciamo cuocere un pochettino lì. Intanto prepariamo. Non gridare! Intanto prepariamo le teglie, le iniziamo ad imburrare. E prepariamo quello che vogliamo mettere dentro, in mezzo alla nostra polenta oppure sopra. Che ricordo, non è la polenta concia, perché la polenta concia mi hanno fatto notare che si fa in un'altra maniera, ma questa qui è una polenta pasticciata poi al forno, che viene tipo una sorta di lasagna, perché faremo polenta, ripieno, polenta, formaggio in forno a gratinare ed è pronta. Quindi adesso facciamo tutto quello che c'è da fare, ve lo faccio vedere e buon, quindi muoviamoci, bando alle ciance, come diceva sempre Robertina, è un po' che non lo dice e andiamo. A me mi si è già levata un'unghia, ma va tutto bene, anzi due, ma va bene, ve l'ho detto, l'ho fatto così, al massimo metterò poi lo smalto normale che non lo so, non so perché non mi restano, vabbè. Comunque ci vediamo dopo.
Cioè, adesso ci aggiorniamo là. Allora, prima di buttare giù la farina, mi raccomando, mettete il sale nell'acqua. Io mi sono dimenticata e quindi lo andrò ad aggiungere a metà della farina. Comunque si rovescia piano piano, intanto si mescola nell'acqua calda, poi si lascia a fuoco basso con il cucchiaio all'interno e il coperchio messo sopra. Il cucchiaio, in pratica, appoggiato così al bordo, lascia che il coperchio ha uno sbuffo e quindi lascia uscire l'aria praticamente. E questo qui è il metodo di Benedetta per cuocere la polenta. Allora, ok, la polenta è pronta dopo circa 20 minuti così, perché tanto dobbiamo ancora farla passare in forno, quindi non aspettiamo ulteriormente. Ho spento, adesso prendo le teglie in burro e poi prepariamo le teglie da mettere poi in forno. Allora, qui è quello che userò io, ma si può fare in qualsiasi modo, usare qualsiasi ingrediente. Io metterò bocconcini, scamorza affumicata, li farò a pezzettini, a fettine, ancora non ho deciso. Poi ho questo Emmental Julienne, il burro per imburrare. E poi qua abbiamo la mortadella Bologna. E adesso vado a prendere il formaggio grattugiato. Vabbè, nel mio caso devo usare quello senza glutine, almeno lo possono mangiare anche i celiaci, altrimenti usate del formaggio grattugiato e boh. E poi le teglie, io ne ho tre di varie misure, prenderò questa qua per crostata, che è tutta rovinata, poi questa e questa qui, perché altrimenti non ne ho abbastanza. Quindi, niente, iniziamo. Come potrete vedere, è veramente semplicissimo. Per prima cosa si imburrano le teglie, come avevamo già detto, in modo che poi la polenta non si appiccichi alla teglia.
poi, siccome io ho tre teglie, praticamente sono andata a mettere un po' di polenta in ogni teglia. Con un cucchiaio e dell'acqua sono andata, bagnando praticamente il dorso del cucchiaio, a schiacciare bene la polenta in modo da fare uno strato più uniforme e uguale possibile. E ho fatto così per tutti e tre, ovviamente. Finito questo passaggio, andiamo ad aprire i condimenti che abbiamo deciso di mettere. E io ho messo per prima cosa sulla polenta proprio il formaggio Emmental a julienne, poi sono andata a mettere la mortadella e poi ho messo delle fettine di scamorza. Una volta sistemato bene il ripieno come ci piace di più a noi, come ci gusta di più, si possono mettere in mezzo anche le verdure, cioè veramente si può fare in tantissimi modi. E andiamo a rimettere sopra di nuovo la polenta rimasta e schiacciamo di nuovo con il dorso del cucchiaio bene la polenta in modo da coprire il tutto. E poi andiamo anche sopra a mettere del formaggio, ovviamente anche lì in base ai vostri gusti. Se vi piace il formaggio grattugiato ci mettete quello, se preferite metterci la scamorza come ho fatto io mettete quella, se invece preferite non mettercelo potete metterci anche solamente dei fiocchettini di burro, cioè potete diciamo fare un po' come preferite. Io ho messo sopra il formaggio perché così si forma quella crosticina molto buona che piace a tutti, grandi, piccoli, tutti quanti. Una volta pronte tutte quante, ovviamente nel mio caso ce ne sono tre, quindi ho dovuto fare anche un po' di giri per farle girare nel forno. Una volta che voi avete la vostra teglia pronta, la infornate in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Comunque date sempre un occhio al formaggio o quello che avete messo sopra, quando vedete che si è sciolto, che si è formata la crosticina. Lo spegnete il forno
e poi la lasciate intiepidire qualche minuto prima di tagliarla. E niente, queste qui sono la polenta pronta. Io spero che questa ricettina vi sia piaciuta, che questo video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate e se la rifarete. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!